Oh Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi iniziamo una tornata che è un po' particolare per l'argomento che viene trattato, che è di grande interesse, anche però non è usuale. E io adesso dovrei presentare il, il relatore che è il professor Antonio Paneino, che è qui alla mia destra. E dovrei dire di lui tante cose, perché ho un curriculum molto voluminoso che sta a testimoniare un'attività scientifica e culturale veramente impressionante. Lo dico senza così paura di essere smentito, perché quanto ho letto mi ha veramente impressionato. E dirò qualcosa. Il professore Antonio Paneino è nato a Bustarzizio. Ha la fortuna di essere molto giovane perché è nato nel 61. Ha svolto e terminato gli studi classici presso liceo ginnasio Manzoni di Milano. Si è iscritto alla facoltà di lettere dell'Università all'università degli studi di Milano. Ha conseguito la laurea. e Lui ha, messo, ha detto che poi ci siamo sentiti prima in corso, eh, cioè senza andare fuori corso. E mi raccontava e mi ha fatto molta impressione che in paesi fuori dall'Italia, anche dove l'istruzione universitaria viene fatta a carico dallo Stato, quando uno studente va fuori corso lo Stato gli dice di saluto se vuoi continuare gli studi paga per conto tuo e credo che se una tassa di questo genere venisse applicata in Italia, speriamo che Paolo Scoppi non lo scopra. Farebbe un sacco di quattrini perché la gente che va fuori corso da noi è veramente impressionante. E scusate questa battuta, e con la votazione finale di 110 e eh, lode. Quello che appunto mi ha impressionato è che sin dagli studi universitari eh, gli indirizzi di, di ricerca del professore si sono orientati verso la storia linguistica, religiosa e culturale del mondo iranico pre-islamico. Ecco questo argomento, è un argomento che credo appassione e interessi tutti, perché noi abbiamo dell'Iran una visione moderna e invece, leggendo questo curriculum, <ride> devo anche confessare una mia ignoranza. Mi sono fatto un po' di cultura di quello che è stato l'Iran prima della conquista da parte degli arabi e, e costituisce certamente una storia interessantissima. Ecco, quindi per chiudere questo, questo tema dell'interesse direi che il professore, l'ho detto prima, è sindaco di studi universitari, ma poi dopo ha continuato a frequentare varie università. Italiane, per compreso quella dell'Istituto di Napoli, l'Istituto Universitario Orientale. specializzandosi in questo campo, credo che è un campo anche non solo interessante, ma molto difficile. Comunque nel, nel 92 è stato dichiarato vincitore del concorso professore associato di iranistica e lingua e letteratura persiana. Ha, fatto poi, ha insegnato iranistica presso l'Università di Bologna, ha insegnato filologia iranica presso il corso di laurea in conservazione dei beni culturali dell'Università di Bologna, con sede però a Ravenna. Ed è dal 1 ottobre 1996... Professore della neocostituita Facoltà di Conservazione di Beni Culturali dell'Università di Bologna, con sede appunto in Ravenna. Nel 1996 è stato confermato professore associato di informatica. È stato poi chiamato come professore straordinario a ricoprire la, carica, la cattedra di filologia iranica dal 1 ottobre 2000. Tiene da quella data i corsi di filologia iranica e l'insegnamento di storia orientale antica, mantiene inoltre l'insegnamento di epigrafia iranica presso la scuola di specializzazione in archeologia dell'Università di Bologna. È, fra le altre cose, il coordinatore nazionale del progetto Interculturalità e Interazione Culturale, Storia Politica e Religiosa tra Oriente e Occidente dell'Antichità all'Alto Medievo. I, i, I partecipanti di questo diciamo, progetto sono le università di Ravenna, Bologna, Roma, Venezia, Catania, Napoli. Ha tenuto seminari e conferenze in numerose università italiane e straniere. Ha partecipato a numerosi convegni e congressi scientifici in Italia e all'estero. Numerose sono le missioni scientifiche all'estero per collaborazioni scientifiche o accordi culturali. Nel 1998 ha ricevuto dall'Accademia di Francia il premio Gisman per gli studi iranici. Oltre ad essere autore di diverse monografie e di numerosi contributi scientifici e accademici, dirige una collana scientifica orientalistica presso l'editore. Mimesis di Milano dal titolo Simori, nel quale sono uscite già sette monografie. È membro di numerosissime associazioni accademiche e scientifiche di alto rilievo, e, come ho detto prima, è autore di un numero veramente straordinario di saggi e studi su questo settore che gli è congeniale. Credo che ci troviamo di fronte ad uno specialista di altissimo livello culturale. Che appunto oggi ci ha voluto onorare e credo che anche l'argomento che oggi verrà trattato sarà di grande interesse perché credo che sono studi che lo sono certamente a conoscenza di molti. E adesso, appunto, finisco dicendo che attualmente il professor Antonio Panaine, preside della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Bologna ed è ordinario di filologia iranica. Come ho detto prima, il tema poi è molto interessante perché, lo leggo, monoteismo, dualismo e politeismo nella cultura religiosa dell'Iran ira, dell antico, che appunto vuol dire l'Iran prima della conquista da parte degli arabi, perché dopo poi la cultura islamica. Io non sono competente, mi azzardo di dire, ha distrutto quello che era, la, ho distrutto quasi quello che era la primitiva cultura dell'Iram. Ho visto che già il professore non è d'accordo con me e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che io ho sbagliato e capisco poco. Allora di nuovo tante, tante belle cose e buon ascolto. La parola al professore. Signor Presidente, accademici, signore e signori, sono molto lieto di essere in questa sede prestigiosa per la cultura italiana e che ha visto personaggi straordinari tra i suoi sodali e quindi certamente per me è una straordinaria occasione entrare nell'albo d'oro di coloro che hanno avuto il privilegio di essere qui come relatori. Eh, giacché intendo parlare per tre quarti d'ora in modo da lasciare tempo a, a... no, no, ma le domande che sicuramente daranno modo di approfondire alcuni, alcuni temi, eh, intendo però eh, dare alcune coordinate e premettere alcune categorie che userò. In modo tale da non ingenerare eh, fraintendimenti. La prima riguarda in generale il mondo eh, iranico e le sue popolazioni. Il mondo iranico, soprattutto dal punto di vista linguistico, non eh, appartiene, come spesso si pensa, alla tradizione semitica e non ha nulla a che vedere con. Eh, il patrimonio eh, etnoculturale e linguistico del mondo arabo. Il fatto che i persiani oggi scrivano usando un eh, alfabeto leggermente modificato eh, dalla, da quello arabo. Non significa, non implica che la loro lingua sia una lingua semitica. I persiani oggi, come altre popolazioni iraniche, i curdi, i Pashtun, gli Osseti, molte popolazioni del Pamir, parlano lingue indoeuropee, né più né meno come l'italiano, come il francese, come l'inglese, il tedesco, il russo, l'irlandese e via dicendo. Eh, quindi il mondo iranico, così come parte delle lingue del mondo indiano, soprattutto quelle dell'India del Nord, rientrano pienamente nella famiglia linguistica indoeuropea. Per cui quando io farò riferimento soprattutto alle fonti eh, pre-islamiche, ma per alcuni versi anche a quelle islamiche in persiano o in altre lingue eh, iraniche, mi muovo in un contesto che è pienamente quello della linguistica e della tradizione culturale. Indeuropea e quindi né più né meno come se parlassi di lingue strutturalmente simili al greco, al latino, al sanscrito o ai dialetti dei, dei Celti o delle popolazioni germaniche. In secondo luogo, non userò nella mia, eh, nel mio excursus eh, il termine Iran e Persia come sinonimi, ciò avviene di norma. Perché c'è un'abitudine mutuata dal linguaggio diplomatico francese dell'Ottocento di chiamare Persia l'Iran, tecnicamente non è la stessa cosa. La Persia è una regione sostanzialmente piccola all'interno del mondo iranico, più o meno come la Toscana rispetto all'Italia. Se volete un paragone azzardato ma eh, abbastanza eh, chiarificatorio, in quanto eh, le popolazioni iraniche si estendono su un territorio molto più vasto di quello della Persia propriamente detta, anche se è nata e sorta questa abitudine di chiamare Persia tutto l'Iran, perché dalla Persia propriamente detta provengono alcune delle casate, delle dinastie più importanti della storia dell'Iran antico, quella degli Achemenidi, pensate a Ciro il Grande, Cambise, Dario, Serse, Artaserse, eccetera, questi signori questi re erano non solo iranici, ma persiani e persiani saranno in età tardo antica, tra il III e il VII secolo, i sovrani sasanidi che saranno i maggiori e più organizzati rivali di Bisanzio, al punto tale che eh, fino al VII secolo per i bizantini l'unica vera società organizzata, l'unico vero impero eh, e poteva rivaleggiare come sistema e per sistema non intendo soltanto la massa d'urto di un esercito ma di un esercito organizzato con un'economia alle spalle perché le guerre si fanno per i nomadi mettendo in movimento migliaia di persone ma per le società organizzate creando un sistema, un retroterra economico, politico, culturale, ideologico che possa reggere su scala internazionale a un conflitto che già all'epoca era mondializzato, il che vuol dire un apparato di spie, un apparato diplomatico, un eh, apparato tra virgolette, di grande artigianato semi-industriale che permette i rifornimenti, gli armamenti, che arma le navi e soprattutto poi che svolge insieme alla guerra una serie di operazioni politiche di controllo di stati satelliti o addirittura di interferenza politica nella vita dell'altro impero. Bizantini e Persiani fra di loro facevano questo, il che vuol dire che spesso si mettevano d'accordo anche quando ciò era necessario. Diciamo che noi moderni non abbiamo inventato eh, nulla. Per cui parliamo, quando ci si muove nel mondo eh, iranico antico, eh, di una società estremamente complessa e avanzata e quindi non di un mondo barbarico. Ovviamente eh, per noi i barbari sono tutti coloro che non parlano la nostra lingua, per i greci, i romani, tale era il punto di vista, più o meno lo stesso era per i persiani nei confronti degli occidentali, cioè eh, ben fieri della loro tradizione, della loro chiesa di Stato, della loro moneta, delle loro regole giuridiche, eh, del loro sistema etico-morale, intendevano moralizzare, secondo il loro punto di vista, il resto del mondo, ma in questo non erano, tra virgolette, cattivi, o meglio lo erano, né più né meno eh, dei romani. E dei romaioi, cioè i romani di lingua greca dell'impero dell bizantino. Quindi anche la storia antica va da questo punto di vista deideologizzata, laicizzata e riportata nell'alveo delle sue eh, peculiarità e di quel che le è proprio, soprattutto non cadendo nell'errore di proiettare scenari moderni nel mondo antico o tardo antico. Dico questo perché l'Iran, ad esempio, oggi per noi appare come un paese eh, certamente complesso, difficile da eh, comprendere e, ad esempio, nello scenario politico come il più grande e organizzato nemico di Israele. Nel mondo antico e tardo antico, paradossalmente, se c'è un alleato di Israele, questo è l'Iran. Lo è al tempo della liberazione degli ebrei dalla cattività babilonese, lo è attraverso la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme che viene autorizzata dalla casata Chemenide. D'altronde i persiani avevano tutto l'interesse a sostenere la comunità ebraica in Israele perché all'interno dell'impero faceva da avamposto organizzato su una frontiera difficile. Troviamo influenze chiarissime del mondo iranico nella cultura religiosa di Israele e per questa via addirittura nel mondo, nel mondo cristiano. Non è questo l'argomento della, della giornata di oggi, ma certamente la presenza dei magi al uh, momento della nascita di Gesù, che il fatto sia vero o meno è oggetto di una discussione, ripeto, che non uh, fa parte dell'argomento uh, dell di, di questo mio intervento, ma comunque l'evocazione di un gruppo di magi presso la casa, oichia dice il testo greco, di Gesù uh, a Betlemme, dove nasce Gesù rappresenta una sapienza straniera, ma in modo particolare una sapienza orientale e iranica che era ben conosciuta dagli ebrei perché la comunità giudaica che viveva a Babilonia, cioè sotto il controllo dei parti, era indubbiamente una comunità prestigiosa, una comunità protetta, cioè mentre i romani schiacciavano e distruggevano il Tempio di Gerusalemme, i parti, che sono iranici anch'essi, ma non persiani, quindi parlano una lingua iranica che non è però il persiano, eh, difendevano e proteggevano la comunità israelitica, la quale peraltro forniva interi reggimenti all'esercito partico. Noi siamo abituati a studiare i romani che dicono che i parti sono barbari, terribili, cattivissimi, tirano le frecce eh, voltando la schiena sul cavallo. Quindi usando una tecnica nomadica per una sorta di guerriglia montata a cavallo, però certamente i parti utilizzavano la comunità ebraica per l'intelligence service, usavano per i commerci, l'attività di mercatura su scala internazionale e soprattutto avevano dato agli ebrei delle autonomie o delle libertà che gli ebrei si scorderanno completamente sotto i romani. Aggiungiamo che, tra l'altro, fino a quando Costantino non darà allo stesso cristianesimo un ruolo di prestigio, prima ancora che di religione di Stato, ciò avverrà molto dopo, ma comunque con l'editto di Milano eh, il cristianesimo cambierà lo suo status all'interno dell'impero, ma fino a quell'epoca se c'era un posto tranquillo dove i cristiani non venivano perseguitati, questo era l'impero sassanide. E più, più, in più occasioni i padri della Chiesa, quelli dei primi secoli, salutano le vittorie dei sassanidi contro gli imperatori romani, dicendo che i sassanidi buoni e protettori dei cristiani avevano sconfitto gli empi romani che perseguitavano la comunità di Cristo. Attenzione quindi che eh, letture a priori della storia per cui laddove vincevano i romani, ergo la nostra civiltà progrediva o regrediva o il cristianesimo avanzava o diminuiva, non reggono perché la storia eh, va conosciuta e nella storia sono accadute cose ben più contraddittorie o certamente meno note. E che normalmente non vengono insegnate a scuola, un po' perché si tratta di materia sofisticata e raffinata, un po' perché fa comodo rappresentare un mondo in cui i buoni sono sempre stati da una parte e sono fatti in un certo modo e parlano certe lingue, i cattivi, i rozzi, i barbari, eccetera, eccetera, sono stati sempre dall'altra parte e che quindi, ad esempio, sin dalle epoche più antiche l'Oriente era contro il mondo giudaico-cristiano e l'Occidente invece lo proteggeva. E poi uno legge le fonti, legge la storia con un minimo di occhio critico e si rende conto che ciò non è vero. Certamente eh, uno si domanda, ma che cosa, ad esempio, l'evangelista eh, Matteo poteva... Alludere nel rappresentare una la presenza dei magi a Betlemme. Eh, questo ci porta allora a riflettere su quale era stata e qual era la cultura religiosa del mondo iranico e, in modo particolare, quella della tradizione che va sotto la denominazione di zoroastrismo e che quindi viene attribuita all'azione fondatrice di un profeta, la cui identità però ha, pone non pochi problemi, che è quella di Zarathustra o Zoroastro, così come poi lo chiameranno gli autori greci e sulla loro scorta quelli latini e successivamente le fonti eh, nelle varie lingue europee. Lo Zoroastrismo scaturisce, si eh, evolve all'interno di una tradizione religiosa che è quella del mondo indoiranico, quindi all'origine simile in molti aspetti alla cultura del sacro che noi troviamo anche nel mondo indiano, ripeto sempre nel mondo indiano di origine indoeuropea, perché in India ci sono comunità che non parlano lingue indoeuropee, pensate ai Tamil e ad altre etnie che oggi sono più a sud, probabilmente perché spinte in quella posizione dalle tribù indo-iraniche che hanno invaso prima l'Altopiano e poi il subcontinente indiano. Comunque, in una fase che va grossomodo fino al secondo millennio, gli inizi del primo, noi troviamo nell'Iran culti che grossomodo sono comparabili con quelli dell'India antica e che sono ben rappresentati in India dalla letteratura che va sotto il nome dei Veda in particolar modo il Rigveda, cioè la sapienza espressa attraverso le eh, formule poetiche Rk. rk Veda diventa Rgveda e quindi è il Veda, cioè la conoscenza. Veda è una forma esattamente comparabile al greco oida, io so in quanto ho visto, quindi conoscenza, e il primo elemento del composto vuol dire verso, de, verso poetico, ma si parla di poesia religiosa in questo caso, fondamentale alla ritualità di questi popoli. Eh, ovviamente ci muoviamo in un contesto pienamente politeistico: dove eh, il Pantheon è organizzato con divinità che eh, per molti aspetti rappresentano una cultura bellicosa, guerriera che era quella di queste popolazioni eh, indo-iraniche, riconosciamo il dio Varuna, che è una grande divinità del cielo, una divinità lontana eh, dagli esseri umani, terribile per alcuni aspetti, ma anche capace di essere protettrice e di intervenire eh, a loro vantaggio. Nella co fa coppia con eh, Varuna, l'altra grande divinità, che ritroveremo non solo in contesto eh, iranico, ma poi attraverso il mondo orientale anche nei cosiddetti misteri praticati eh, a Roma <coughs> nei primi secoli dell'era dell volgare. Troviamo quindi un mondo politeistico che noi dobbiamo postulare anche per l'Iran, eh, diverse spie di ciò eh, sono, sono evidenti, ma... Eh, questa cultura politeistica, ad esempio, è ben rappresentata dalla eh, religione degli sciiti, delle popolazioni eh, nomadiche dell'Iran. Attenzione, anche gli sciiti, i sarmati, gli Alani, i Massageti, eccetera, eccetera, sono tutte popolazioni iraniche, non sono persiane, non parlavano il persiano, parlavano altre lingue della stessa famiglia eh, linguistica, quindi anch esse lingue, anche queste lingue <ride> indoeuropee. E eh, noi conosciamo abbastanza bene la cultura religiosa degli Sciti, sia grazie a Erodoto, che dedica al loro folklore e alla loro tradizione eh, un intero libro, ma soprattutto grazie al ciclo letterario e mitologico di una popolazione che è ancora esistente oggi, quella degli Alani, che eh, vivono nel eh, Caucaso sotto il nome di. Osseti, cioè una, mentre una parte degli alani e dei Sarmati raggiunge il nostro eh, occidente, si mescola e si muove insieme a popolazioni slave, insieme a, eh, a popolazioni germaniche, ad esempio con i vandali gli alani arrivano in, eh, non solo nel nord dell'Italia, in Francia e in Spagna, ma poi transitano in Marocco e una volta che insieme alle popolazioni germaniche questi signori vengono islamizzati, ritorneranno a combattere contro i loro stessi eh, cugini eh, germanici, in questo caso erano i franchi, <coughs> ma vedete già da questo esempio, da una parte, come le fonti antiche poi trovino nel folklore moderno, cioè nel folklore degli osseti, di questa popolazione iranica del Caucaso, voi l'avete conosciuta. Per quell'ecidio tremendo di Berslan di qualche, di qualche anno fa, quando i ceceni hanno massacrato i ragazzini di un'intera un scuola. Ecco, quelli signori non erano caucasici, nel senso dell'appartenenza alla famiglia linguistica caucasica, né slavi, nonostante parlino quasi tutti molto bene il russo, ma si trattava di una popolazione iranica, certamente meno conosciuta, ma la cui tradizione leggendaria e mitologica risale e si confronta molta chiarezza con eh, quella eh, che noi ritroviamo addirittura in Erodoto. Magari in futuro questo può essere, essere l'argomento di una nuova eh, riflessione, non con me ma con uno dei miei collaboratori scientifici più valenti, che è il dottor Ognibene, che vedo in sala, è venuto anche lui da eh, Bologna e che e quindi eh, potrà in un'altra eh, occasione mostrare come un folklore moderno di una popolazione rimasta incuneata nel Caucaso possa essere in verità straordinariamente significativo per farci comprendere cosa eh, potevano essere, come potevano essere organizzate religioni del 1500 a.C. Una breve nota in questo correre degli Alani e degli usciti insieme ai Germani e poi il loro venire insieme alle popolazioni vandaliche, quindi che parlavano un dialetto germanico, sicuramente essere islamizzate, vi fa pensare che tutto quello che ci è stato raccontato eh, nelle scuole, spesso in modo nascosto, implicito, eh, ad esempio soltanto attraverso i disegni degli... Eh, sussidiari di scuola elementare, in cui si vedono degli arabi tutti mori, con i capelli neri, gli occhi scurissimi, che combattono contro i franchi biondi e ariani e probabilmente non era fatto così, perché erano degli altri germani e iranici che erano stati islamizzati e che erano più o meno simili agli altri, quindi dobbiamo immaginarci dei bei musulmani che, che tolgono il loro elmo a questo punto col puntale e vengono fuori con dei riccioli biondi, occhi azzurri, alti più o meno come gli altri, e perché uno può cambiare religione, interi popoli possono cambiare religione, possono cambiare lingua, probabilmente avranno parlato un dialetto arabo imbastardito di decine di parole, non solo latine. Visto che gli Arabi avevano occupato un territorio dove ormai il latino era una delle lingue eh, più importanti, ma dove i parlanti sicuramente avranno avuto delle strane accentazioni o articolazioni del, dell'arabo che rifletteva il passato di una popolazione germanica, iranica, forse anche in parte eh, slava, eh, e quindi Bisogna da questo punto di vista essere molto meno, meno schematici e credere molto poco alle eh, soluzioni schematiche, tra le quali per, per esempio potremmo anche segnalare quella degli Unni, cioè l'idea che gli Unni fossero dei distruttori sistematici e incivili, il che è, è, è vero solo in alcune occasioni, ma non che i Romani poi... Come dire, non spianassero eh, o facessero massacri sistematici quando ciò era necessario. Ad esempio, noi sappiamo che gli Unni in Asia centrale, quando raggiungono Samarcamba e tutta la zona della Sogdiana, lasciano e producono un aumento netto dell'economia, cioè un miglioramento sicuro dell'economia, le città vengono accresciute, aumenta la popolazione palesemente, e quindi anche questo, cioè. Attila il fragello di Dio, sì, in certe circostanze, ma eh, questa immagine degli unni, di tutti questi barbari che devastano e non sanno usare le risorse eh, perché sono dei primitivi funziona molto poco o funziona se abbiamo delle ragioni eh, ideologiche per dire così. D'altronde poi sapete il termine unno è stato usato di volta in volta, gli italiani l'hanno usato contro gli austriaci, i francesi contro i tedeschi eh, e i tedeschi lo potevano usare a loro volta contro gli slavi e, e via dicendo. Però il problema poi è sempre ricordarsi di quelle che sono le verità storiche e quelle che invece sono le utilizzazioni ideologiche di alcune verità della storia che però presentate in modo parziale non ci aiutano a capire quanto sia avvenuto. Comunque ritorniamo in, nella preis, protostoria. Del mondo, del mondo iranico, certamente eh, le, le tribù iraniche hanno praticato forme di politeismo eh, così come quelle vediche, così come quelle dei greci e dei romani, a un certo punto però eh, compare una tradizione che per fortuna ci è tramandata attraverso un'opera che è stata messa per iscritto solo in età tardoantica, cioè tra il IV e il VI secolo d.C., che è la Vesta, quindi un, una raccolta di preghiere, di testi sacri da utilizzare durante la liturgia religiosa da parte del clero Zoroastriano. Da questa raccolta si evince, così come anche dai documenti epigrafici, dai, dai documenti archeologici, si evince che in un periodo Grosso modo collocabile tra la fine del secondo millennio e il settimo secolo avanti Cristo, eh, si è verificata nell'Iran antico una frattura con la tradizione del politeismo precedente. Una frattura che viene attribuita nella letteratura religiosa a un profeta, ripeto, questo Zarathustra, il quale rompe con eh, alcune abitudini del passato, ad esempio esclude dal sacrificio, esclude dal rituale e dai benefici prodotti dal rituale le antiche divinità, i daiva, che vengono a questo punto considerati dei veri e propri demoni, e esalta esclusivamente una divinità, che si chiama Aura Mazda, cioè il signore sapienza, o il signore che dispiega la creazione, che crea attraverso la mente, dove appunto questa sapienza è una sapienza eh, creativa, organizzativa, e non semplicemente teorica e eh, astratta. Eh, nelle gata, cioè i canti, che sono le opere tradizionalmente attribuite a uh, questo cantore, poeta iranico uh, vissuto purtroppo in un periodo non chiaramente eh, identificabile, noi specialisti da due secoli ormai siamo in una guerra guerreggiata nella determinazione della data del profeta. Eh, Zaratustra, e addirittura nella determinazione della sua esistenza o meno, perché anche questo è materia di eh, discussione, certamente, comunque, noi troviamo nelle fonti una frattura con il passato, quindi, una frattura che si presenta come monoteistica, l'accento è dato a un'unica divinità. A questo Aura Mazda, il quale è circondato però da un gruppo di entità divine che hanno un grado di personificazione molto eh, ridotto. Si tratta di entità astratte: il buon pensiero, eh, il potere, inteso come potere rituale creativo, il, eh, la dedizione, l'immortalità, eh, l'ascolto. E quindi in molti casi si presentano tali entità, il cui nome è quello di Amescia Spenta, cioè di benefici immortali, come anche delle emanazioni o degli aspetti della capacità operativa del Dio Supremo. All'interno di questa rielaborazione della teologia, eh, attribuita, come vi dicevo, a Zaratustra noi vediamo che eh, vengono eh, potenziate alcune categorie teologiche che sono già presenti nel mondo indo-iranico, ma che assumono un ruolo molto più marcato. Cioè nel mondo iranico esisteva indo -iranico, quindi sia nei Veda che nella, nella Vesta, noi troviamo un riferimento a due concetti generali, che sono quelli dell'ordine cosmico, è quello del disordine. L'ordine in vedico si chiama rtà ed è, è un tema costruito sulla radice r che vuol dire aggiustare, costruire, organizzare e che si ritrova anche nel latino ars, artis è la stessa, eh, la, la stessa radice che poi si eh, articola in forme diverse nelle lingue, lingue indoeuropee e troviamo anartà in, in vedico che vuol dire il non ordine, cioè il disordine con una A negativa, eh, il processo è lo stesso che porta nel greco ad avere un alfa privativo che in verità deriva da un n sonante in europeo, che in alcuni casi da A, in altri an, se si trova in posizione antevocalica. Eh, ante quindi vedete tutte, tutte lingue strettamente imparentate con anche la capacità operativa nel costruire i concetti e definirli, che poi è la eh, medesima. In vedico ehm, in troviamo insieme all'idea della narta, cioè del disordine, anche quella di Druk della menzogna che si contrappone all'rta, quindi all'ordine all cosmico. Nella Vesta noi troviamo gli stessi concetti Asha e Druj, cioè Asha corrisponde a Rta per una particolare regola fonetica della Vestico, che è la lingua, ripeto, utilizzata da Zaratustra, e eh, Asha significa ordine ma contrapposto a Druj, cioè la menzogna, più che a Anartha, che compare una sola volta in tutta la letteratura avestica, assume più chiaramente il significato di verità, verità rispetto a menzogna. Ora, Aura Mazda chiaramente ha dispiegato la sua creazione a partire da una materia primordiale secondo Conformandola al criterio dell'ascia, cioè di un ordine cosmico, e cercando di escludere dalla creazione il disordine che comunque è implicito in una sorta di caos primordiale. Attenzione, le, molte religioni antiche, ma peraltro, questa è l'opinione ad esempio di un grande teologo cattolico come Hans Kung, nella stessa tradizione biblica. Eh, All'inizio dei tempi non c'è creazio ex nilo, cioè la creazione dal nulla. Nella stessa tradizione veterotestamentaria l'idea di creazio ex nilo è chiaramente formulata solo a partire dal libro dei Maccabei, quindi molto tardi. E d'altronde per un uomo del primo millennio, inizi del primo millennio, della fine del secondo millennio. Porre una definizione ontologica della creazione nei termini di creazione ex nilo o da una materia primordiale, cioè questa distinzione che per le teologie moderne è essenziale, riflette un modo certamente non... Eh, proprio per la sua cultura. Cioè l'altro errore che spesso si fa nella storia delle religioni è quello di presupporre che 3.000-4.000 anni fa le categorie del pensiero fossero le nostre, ad esempio che si potesse trovare una distinzione post-kantiana tra etica e morale. Difficile che nel 3.000 a.C. un eh, pastore eh, che stava sull'appennino tosco-emiliano, non se lo pone oggi, ma eh, figuriamoci se eh, una religione nata in un contesto eh, agricolo, pastorale, primitivo, di nomadi, così come erano anche gli ebrei, si ponesse tra il, intorno al 2000 a.C. il problema, ma il eh, nostro Dio ha creato dal nulla o ha creato da una materia primordiale? La, L'idea è che sostanzialmente le religioni più antiche immaginino la divinità creatrice come una divinità che mette ordine in un cosmo tenebroso, dove non c'è ancora la distanza, la differenza tra la luce e le tenebre, dove non c'è l'armonia del giorno e della notte, non c'è l'ordine delle stagioni, e che quindi il compito del, di Dio sia quello di plasmare questa materia dare una organizzazione e mantenerla secondo virtù, giustizia e armonia, concetti con i quali poi anche l'essere umano dovrà eh, continuare a vivere e a cui dovrà conformarsi. Chiaramente questo è il punto, il punto di vista dei testi iranici e palese che eh, in un momento indeterminabile, eh, anche perché entriamo nella definizione del tempo di Dio e quindi è molto difficile eh, quando mi si chiede ma quando Aura Mazda avrebbe fatto questo? La stessa risposta non dovrebbe farla quando Yahweh ha fatto la stessa, la stessa cosa. Ed è un problema che anche Agostino mh, qua e là propone, cioè che cos'era Dio prima di essere Dio? Cioè cos'era Dio prima di essere Dio per noi? No? Entriamo diciamo, in una meta eh, storia eh, del, eh, del creato in cui, tra l'altro, le stesse categorie di tempo non, non sono più concepibili o riducibili a ciò che noi, in termini logici, possiamo eh, disegnare o determinare. Certamente, in un determinato momento della preistoria della creazione. Eh, Aura Mazda dispiega questa creazione, ma da Aura Mazda, ad Aura Mazda paiono legati, e secondo eh, una possibile interpretazione dei testi, in un certo qual modo derivati da lui come due gemelli, due spiriti primordiali. Uno si chiama Spenta Mainyu, lo spirito accrescitore, l'altro Angra Mainyu, lo spirito distruttivo. I due... Si contrappongono nettamente in quanto il primo sceglie, e per molti eh, studiosi dell'Iran tale scelta appunto va intesa come scelta libera, autonoma, come un atto volitivo dello spirito, per cui sceglie per Asha, sceglie per l'ordine, e il gemello opposto invece sceglie per Drug per la menzogna. Da questa scelta antagonista. Scaturisce da una parte l'esistenza del bene, della verità, dell'armonia nella creazione, dall'altra, ovviamente, quella del male, del disordine, della lotta eh, che ovviamente rende difficile e dolorosa l'esistenza eh, umana. La eh, presenza di Ulteriori esseri divini nella tradizione iranica e avestica in modo particolare, appare non nel legato, ma nella letteratura che prende il nome di avestico recensore, dove curiosamente compaiono di nuovo delle figure divine non più sullo stesso livello di Aura Mazda, ma come esseri che hanno il nome di Yasata, che vuol dire venerabili, cioè esseri degni di venerazione e di sacrificio, i quali però vengono iscritti in un progetto di Aura Mazda e la religione iranica da questo punto di vista ha un lato fortemente guerriero, cioè il compito di Dio e di tutte le sue creature è quello di distruggere la presenza del male nella creazione. Quindi per il momento facciamo un un riassunto delle categorie principali che abbiamo introdotto. Abbiamo detto che eh, la tradizione, la religione zoroastriana va collocata attraverso l'opera di un profeta, con nome è Zaratustra, tra primo millennio, inizi del primo millennio e settimo secolo a.C., non posso entrare nei dettagli sul perché di questa, di questa cronologia, eh, a lezione normalmente vanno tre ore per, <ride> per puntualizzare gli argomenti pro, contro, eh, che sono argomenti di tipo linguistico, cioè dovrei mettermi su una, eh, con una lavagna e iniziare a fare una serie di equazioni, di fatto che dicono se questo da questo, se questo da quest'altro, ergo succede questo, però... E quindi, con tutte le conseguenze. Fidatevi comunque, eh, perché non sto dicendo quello che penso io, sto dicendo quello che pensa la comunità dei miei colleghi, all'interno della quale ci sono anch'io, io con una certa posizione, altri miei colleghi con un'altra. Eh, non devo fare proseliti, non essendo eh, un sacerdote zoroastriano, ma uno studioso dello zoroastrismo, e quindi mi interessa presentare quello che è lo scenario. Quindi, certamente eh, l'attività della comunità zoroastriana più antica va collocata nella prima metà del primo millennio tra 1700 e in questo contesto viene elaborato nell'Iran orientale, non nell'Iran occidentale, cioè non nella Persia degli Achemenidi, ma eh, nelle zone che vanno tra Samarkand e il Pakistan, eh, viene qui elaborata una letteratura che prende il nome di Gata, i canti. In questa letteratura noi troviamo che c'è cioè un solo Dio veramente creatore, un solo Dio supremo, che è Aura Mazda. Questo Dio dispiega la creazione, lo fa con un atto di libertà e lo fa utilizzando una materia primordiale a cui mette ordine. Questa operazione è fatta quindi da un essere divino, possiamo parlare di un monoteismo, ma... All'interno di un dualismo etico molto forte, per cui c'è Asha e c'è Druge, c'è la verità e c'è la menzogna, e due spiriti primordiali che discendono da Aura Mazda, Spenta Mainu e Angra Mainu, nella loro libertà optano l'uno per la verità, l'altro per la menzogna, e da ciò scaturisce eh, la storia dell'umanità con la sua contraddittorietà, con ciò che è bello e ciò che è doloroso e drammatico. Dobbiamo però segnalare che accanto ad Mazda ci sono degli Amesha Spenta, cioè ci sono delle entità che si relazionano in modo differente con la divinità suprema e che eh, nella letteratura a vestico recensiore compaiono le antiche divinità iraniche che sembrano escluse dal legato, ad esempio ricompare Mitra compare Anahita, la grande dea femminile, compare Tishtria, che è il dio della stella Sirio, eccetera, eccetera. Però queste divinità, che sarebbero stati Daiva, secondo la cultura indo-iranica, si chiamano Yasata ora, cioè sono tra stati trasformati se, come campioni, come generali della grande armata di Aura Mazda, nella battaglia con, la for con le forze del male. Ovviamente ci sono alcune divinità indo-iraniche, come Indra, ad esempio, che è un dio, il, il re degli dei nel Rigveda, che è uno dei demoni più terribili che stanno dalla parte invece di Angra Mainyu che poi diventa Areman in Persiano medievale e quindi Areman nelle lingue, nelle lingue successive. Questo in breve il, lo scenario. E ovviamente in uno scenario come questo viene inevitabile porre il tema monoteismo, dualismo, politeismo. Perché? In effetti tra noi specialisti del, eh, della materia è una discussione, possiamo definire lo zoroastrismo un monoteismo? Eh, sì e no, nel senso che la presenza comunque di Yasata, che sono dei campioni, ma che chiaramente discendono dagli antichi dèi, il fatto che esistano i Daiva, che sono dei falsi dei, ma che d'altra parte però agiscono, la presenza di Areman, che è un'altra entità eh, nemica, indubbiamente eh, torna eh, in modo contraddittorio. Ma di nuovo il problema è come si pone il problema. Eh, cioè se noi consideriamo monoteistico tutto ciò che rientra nella formula islamica, la il la il la, cioè non c'è alcun Dio al di fuori di Allah, cioè Dio è uno e tutto il resto. Eh. Attenzione, neanche il cristianesimo è tipologicamente un vero e proprio monoteismo. Infatti, la teologia islamica tradizionalmente non considera il cristianesimo un monoteismo, lo considera un triteismo. Ci sono tre in uno. Ma è un, bravo, è un bel gioco di teologia e di logica. Ma eh, se noi, cioè il problema, ripeto, è un fatto tipologico. Quando è come se un ingegnere deve dire, io chiamo quella materia, quel tipo di metallo, gli do un certo nome perché ha certe molecole ottenute con un certo grado di fusione. Nel momento in cui io dico che quel metallo, il metallo monoteista, è quello secondo la formula islamica, il metallo cattolico non è più la stessa cosa e neanche quello eh, degli altri cristianesimi. Quindi è un problema di terminologia. Che cosa è definibile come monoteistico o meno? Quindi certamente la tradizione religiosa zoroastriana, se comparata con quella islamica, difficilmente rientra nel monoteismo ma aggiungiamo allora anche quella cristiana nel momento in cui soprattutto in ambiente cattolico non si distingue con precisione come in quello protestante tra venerazione e adorazione perché se voi prendete uscite da una normale chiesa chiamate eh, le persone e chiedete tu San Gennaro lo adori o lo veneri in un caso viene fuori che è politeista, nell'altro che invece rendendogli un'adorazione ma non la venerazione al divino che ha ben distinto i livelli. Ma i protestanti ad esempio accusano a partire dalla riforma la tradizione cristiana, cattolica, considerandola ricaduta nel politeismo, attraverso il culto dei santi che in alcuni casi tecnicamente scivola in forme che per la sensibilità protestante sono aberranti, sono di politeismo vero e proprio. Da un punto di vista, ad esempio, da storico delle religioni, cioè ognuno, ripeto, eh, le, queste discipline sono discipline drammatiche perché creano grandi scompensi eh, identitari, ma eh, se voi andate a spiegare a un Maori che il Dio dei cristiani ha una madre, avete, fate fatica a dirgli che è un monoteismo. No? Cioè, ripeto, il discorso è sempre come ci intendiamo. Allora, siccome è indubbio che la tradizione cristiana, anche, anche quella cattolica dal punto di vista filosofico, si ponga come monoteista con una serie di soluzioni che richiedono esegesi, spiegazioni, e tra l'altro che distinguono tra quello che è il culto, del teologo, di chi sa cosa sta facendo, e il culto di chi invece continua le usanze dei contadini romani o etruschi o sicani di duemila anni fa e quindi pratica un culto in parte monoteistico, in parte politeistico, quindi anziché festeggiare la Madonna sta ancora festeggiando l'antica divinità agreste dei campi che gli deve portare eh, le messi per la buona al momento del raccolto. Cioè le sensibilità religiose sono diverse, tra quella di un Meister Eckhart che dice prega bene chi non chiede nulla perché un vero... Fedele, adorante, Dio non può che attendersi da Dio quel che gli manda. Come si permette di chiedergli qualche cosa? Se gli manda la devastazione, accetterà la devastazione come un dono di Dio, perché è Dio che sa perché ti, ti manda la devastazione. È una fede un po' difficile, no? Però attenzione, eh, voi leggete i sermoni tedeschi di Meister Eckhart e trovate questa formulazione: prega bene chi non chiede nulla, cioè chi fa solo la preghiera di ringraziamento non è quello che prevale però nella tradizione della fede, senza arrivare agli eccessi di Troisi davanti a San Gennaro e a San Ciro che nel famoso sketch televisivo, dove chiaramente si è lontani, cioè sembra di parlare di due religioni diversissime rispetto a quella di Meister Eckhart, eppure rientrava anche quella nella tradizione cattolica, non siamo nel protestantesimo. Quindi questo per dire che... Nel dire politeismo, monoteismo, bisogna a volte intendersi, cioè di che terminologia stiamo utilizzando. Allora, il, eh, la tradizione religiosa zoroastriana, con un Dio centrale, creatore, organizzatore, campione, chiaramente superiore a tutti gli altri, indubbiamente rappresenta un elemento monoteistico. Però questo elemento monoteistico si trova a coesistere con elementi del passato, da una parte il politeismo eh, indo-iranico, sia attraverso la figura degli Amesha spenta, sia attraverso poi la figura degli antichi dei che vengono recuperati nel culto, e quindi questo lo mette in una posizione particolare. Ma è definibile come politeismo, come dicono alcuni dei miei colleghi. Io obietto dicendo, attenzione, anche politeismo non funziona più, perché nel politeismo c'è quello, ad esempio, del mondo greco o del mondo romano, che è completamente diverso, perché nel mondo, nella mitologia greca, noi troviamo ad esempio un consiglio degli dèi che, che ha una dialettica interna, cioè gli dei litigano fra di loro, gli dèi hanno volontà diverse e questo non avviene nello zoroastrismo, cioè la volontà è quella di Aura Mazda e tutti operano all'interno di quel progetto. Quindi mi sembra che il confronto qui non funzioni. C'è qualche cosa che allora se quello è politeismo come fa a essere politeismo esattamente come quell'altro, quando c'è una volontà unica e tutto il mondo, tutto il Pantheon si muove in quella direzione e nessuna divinità subordinata si allontana. Allora uno potrebbe dire: Ma gli angeli, gli arcangeli, eccetera, certamente sono superiori agli uomini, anche se in verità l'uomo è l'unico fatto immagine e somiglianza di Dio, e quindi anche qui si aprono ulteriori, ulteriori scenari e complessità. Questo per dire, appunto, che eh, molto spesso la definizione delle religioni richiede una prudenza terminologica o anche un accordo. Io in battuta dico sempre, tutto sommato, lo Zoroastrismo è meglio definirlo masdeismo, cioè culto di aura masda, esattamente come facevano gli stessi Zoroastriani che nella professione di fede dicono io sono masdeo, sono Zoroastriano, nemico dei demoni, e chiarivano così con il loro simbolo, cioè con il loro credo, i punti, i punti centrali e continueranno a farlo in tutta la tradizione. Eh, nessun greco diceva di essere uno zeusista, cioè un seguace di Zeus. Nessun romano insisteva nella sua appartenenza al culto esclusivo di Jupiter. E allora, eh, in questo senso, è difficile dire che lo zoroastrismo, masda, il, ovvero il masdeismo, sia assimilabile a un politeismo. Aggiungiamo poi una cosa, che l'elemento dualistico tempera fortemente i tratti politeistici, perché in verità il dualismo non è in contraddizione con il monoteismo, ma come ha mostrato Pettazzoni, grande storico delle religioni di questa regione, veniva da San Giovanni in Persiceto, poi è stato professore a Bologna, a Roma, accademico dei nincei. Eh, Petazzoni ricordava che eh, il dualismo è incompatibile col politeismo perché nel politeismo vero e proprio le divinità rappresentano aspetti diversi della natura e la sua contraddittorietà e quindi confliggono fra di loro. Il dualismo invece non è antagonista rispetto al monoteismo perché tutti i monoteismi devono poi spiegare l'origine del male e quindi c'è un'alterità negativa. Nel caso dello Zoroastrismo questa viene posta nella scelta antitetica dei due spiriti gemelli, Spenta Mainiu e Angra Mainu, Ma è difficile dire che, Spenta, che il Areman, che è il maligno, si ponga sullo stesso piano di Aura Mazda. È chiaramente... Un, eh, è il capo dei demoni, è l'antagonista principale, ma tutti i testi dicono che alla fine dei tempi egli sarà distrutto e annientato. Per queste ragioni, eh, di nuovo, dire che nel dualismo noi troviamo il, eh, un elemento politeistico è un, grande, è un grande azzardo, perché di fatto sono i monoteismi che insistono sulla centralità di un valore etico e ovviamente poi devono concentrare, motivandolo in modo diverso, la presenza del male e di una figura di maligno che agisce e che ha una sua controvolontà, una sua volontà opposta e antitetica. Può interessarvi magari il fatto che lo zoroastrismo ha una rappresentazione del male diversa da quella del cristianesimo perché mentre il male per il cristianesimo eh, ha una origine, devo dire, forse anche difficile da spiegare, nel senso che viene lasciata alla libertà di coscienza eh, e quindi alla libera scelta del, dell'individuo. Nello zorastrismo ciò è vero, ma il male è innanzitutto extracosmico, cioè viene portato nella creazione da Areman. La creazione di Dio, la creazione di Aura Mazda, è perfetta nella sua organizzazione. Il male vi irrompe, Successivamente. E nella dottrina zoroastriana, questo è interessante, la creazione è bella perché deve costringere Areman ad aggredirla, perché Ormazd non vuole, Ormazd è la forma più tarda del nome Auramazda, e concludo con questa riflessione, Ormazd non vuole battagliare con Areman nell'infinito spazio-tempo. Se i due si combattessero nella loro infinità, la battaglia non avrebbe mai più fine. Allora Ormaz dispiega una splendida creazione. Areman la desidera perché vuole distruggerla, Vi, si tuffa dentro, rompe la volta celeste entra, viene intrappolato e quindi da questo punto di vista lo zoroastrismo, a differenza di molte religioni orientali, dà alla storia e quindi al ruolo dell'umanità una funzione fondamentale, cioè attraverso la vita degli esseri umani e la battaglia che si compie nella loro coscienza che viene data l'opportunità di distruggere completamente le forze del male che sono state intrappolate, per cui l'esistenza umana viene spiegata non come un atto di bontà di Dio. Cioè Dio non è che ha creato perché era buono e allora nella sua bontà ama, tra l'altro Plotino avrebbe obiettato, ma perché Dio ama se è perfetto? Che bisogno ha di creare se stava nella sua perfezione? Eh, Queste sono risposte, ovviamente, le risposte, come vedete, gli attacchi gnostici al cristianesimo. Gli zoroastriani a loro volta dicono: No, Dio crea perché attraverso questa creazione realizza un'arma, una trappola per eliminare dal cosmo il male e lo può fare solo prendendolo con una sorta di inganno, cioè lo costringe liberamente a entrare dove lui vuole che si avvenga la battaglia, come un grande generale, che dice dove faccio a combattere il mio nemico? Infatti Ormazda riesce a convincere Areman a combattere in uno spazio limitato, cioè la creazione terrena, e in un tempo limitato, Però Areman non è capace di dispiegare una creazione vitale, la capacità di Areman è soltanto mentale, il che vuol dire che per la tradizione zoroastriana, il, se ci sono dei medici in sala la cosa loro dovrebbe piacere, poi se sono anche psichiatri la cosa dovrebbe piacere tre volte di più, il male è innanzitutto un disturbo della mente. Il male non è fisico, si mostra nella fisicità, ma il male è innanzitutto una deviazione. Del corretto pensare, è una distorsione, una malattia della mente portata nella creazione dal maligno, dalla, da, Areman, da Areman stesso. Per cui, ad esempio, compito di Areman è impedire la procreazione, la ragione per cui nella tradizione zoroastriana tutti gli inviti alla ascesi sono considerati demoniaci. Degli esseri umani che non praticano una sessualità corretta sono dei seguaci del maligno. Perché? Perché impediscono la fecondità. E impedire la fecondità è un progetto di Areman, perché l'obiettivo di Areman è uccidere tutti. L'obiettivo di Ormazd è moltiplicare la vita, cioè potenziare la creazione vitale. Per cui eh, l'uomo è progettato verso la fecondità e la creatività. Areman ovviamente distorce la mente portando il male, l'invidia, il dolore, e cioè una serie poi eh, se uno potremmo prendere il manuale eh, psichiatrico e vedere tutti i tipi di disturbi che uno può avere eh, anziché godersi la vita eh, felicemente e tutto ciò è ascritto, per cui ad esempio anche il rifiuto a una sessualità corretta e alla generazione dei figli. Al punto tale che quando Areman dispiega la sua controcreazione, non essendo capace di fecondare, pensate, lo fa con un atto di sodomia su se stesso, che dal punto di vista, se volete, psicanalitico, è una forma moltiplicata di narcisismo, perché il male non è capace di amare, ma solo di fare di se stesso l'oggetto del suo amore. E mi sembra che eh, per eh, eh, essere questa una religione lontana e antica, eh, essa ci presenti e eh, ci porti delle evidenze, degli stimoli alla riflessione che sono estremamente suggestivi e molto più profondi di quello che forse avremmo immaginato. Grazie. l'applauso dica molto più di quello che devo dire io la lezione che il professor Paneino ci ha fatta certamente difficile ma è stata molto interessante abbiamo scoperto cose almeno personalmente che io non, non conoscevo e che su cui bisogna anche riflettere sulla nostra ignoranza caro professore io invidio gli specialisti, perché gli specialisti pigliano un ramo su un ramo sanno tutto, noi invece non sappiamo niente, però siamo colti anche noi, anche sì. se non siamo degli specialisti ha fatto questo, tutto lei eh? a parte? ha fatto tutto lei ha detto tutto a te. Io, non, io non mi sono permesso. una battuta, perché su questo bisognerebbe aprire una discussione, perché altrimenti non andremmo via incompleti, ecco L'avvocato, venga qua avvocato, che lo vogliamo vedere tutti. Lo vedo solo io. La voce, ma il viso lo vogliamo vedere tutti, il viso, venga qua per favore. tenga no, Innanzitutto ringrazio il professore per questa Alexio Magistralis che veramente ci ha affascinato. Anche perché la nostra. Eh, cultura filosofica occidentale è intrisa è intrisa di questi concetti, anche se noi forse non ce ne rendiamo conto. Cioè ecco io quello che volevo chiedere al professore è questo. Noi, per esempio, quando parliamo di ugonotti, non ci rendiamo conto che gli ugonotti eh, sono un prodotto, anche questo, dello Zora, dello Zora, in un certo senso, forse lei non sarà perfettamente d'accordo, però quando Bail, il famoso filosofo del, della fine del Seicento, a un certo punto fece una, eh, un famoso dialogo, mi pare, tra Melisso e Zoroastro, in cui mh, praticamente metteva, eh, poneva quei principi della teodicea, cioè della critica di Dio che permette il male che Sant'Agostino aveva cercato di contrastare, crea una situazione proprio ispirata allo Zorastrismo che poi darà luogo all'eresia ugonotta. Il famoso dissidio che si crea tra Schopenhauer e Nietzsche nasce proprio, se, se ho capito bene, proprio dal fatto di quella cosa affascinante che ci ha detto il professore poco fa, cioè dal fatto che a un certo punto Schopenhauer è contro la natalità, perché per Schopenhauer tutto ciò che può far sì che il mondo continui è un qualche cosa che invece bisogna eliminare perché la, vocazione della, la vera vocazione al bene sarebbe ritornare nel nulla. Quindi Schopenhauer si pone, se non erro, in una posizione che è, eh, che è tipicamente eh, opposta alla, al concetto invece zoroastriano, che è assolutamente l'inverso, il male è proprio nell'evitare la natalità, il bene è nel creare questa situazione cosmica che invece contrasta il male. Ecco, vorrei su questo, è la mia non è una domanda, però ho voluto orientarla... Miseramente sotto questo profilo. Grazie, professore. Per quel che riguarda Bail e il suo dizionario di, di filosofia, oltre che alle altre opere che gli sono attribuite, eh, lo studioso e il filosofo non conoscevano le fonti zoroastriane. Per cui, attenzione: più che attribuire la figura di Zoroastro nella Teodicea di, di Bail allo zoroastrismo dobbiamo attribuirlo alla ricezione greca e latina dell'immagine di Zoroastro stessa. Eh, una conoscenza un po' più profonda dello Zoroastrismo inizierà all ini nei, nel principio del Settecento con Thomas Hyde, un eh, accademico oxoniense, che pubblica una eccellente monografia, anch'essa però basata sostanzialmente su fonti di seconda mano cioè utilizza però anche le fonti arabe, e quindi è già un po' più ricca. La Vesta e quindi la letteratura propriamente zoroastriana viene conosciuta in Europa solo a partire dalla seconda metà del Settecento, quando anche Tilly Perron traduce la Vesta, che viene editato a Parigi nel 1777. Quindi eh, quel percorso è un percorso dove certamente Zoroastro... Compare, ma è uno zoroastro ad uso degli occidentali, non è uno zoroastro conosciuto attraverso i documenti. Ci vorranno eh, per una decifrazione buona dei testi, tra l'altro a un altro secolo dopo, dopo lo stesso Darmstetter, quindi la metà dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento. Per quanto concerne Nietzsche, allora lo Zaratustra di Nietzsche è uno Zaratustra ibrido, eh, Zaratustra ovviamente. Mh, prende il posto di Empedocle nell'opera nell nicciana, non, eh, eh, però viene preferito da Nietzsche stesso per ragioni dell'esotismo del nome. Ma i contenuti attribuiti allo Zaratustra eh, nicciano sono molto lontani da quelli della teologia zoroastriana che noi, che noi conosciamo. Ciò non significa che Nietzsche a sua volta poi non avesse delle competenze eh, puntuali sullo zoroastrismo, anche perché era un filologo classico, nelle università in cui lavorava vi erano dei grandi eh, filologi iranici, tra questi ad esempio eh, uno il marito della Lus Salomè. Con cui Nietzsche aveva poi eh, avuto infatti, la lou Salomé si chiama Lou Andreas Salomé e Andreas, Carl Friedrich Andreas, è stato il maestro del maestro del mio maestro. E quindi, come dire, ho ben presente: cioè eh, io ho studiato con Gercevic a Cambridge, Gercevic ha studiato con Walter Bruno Henning eh, e Walter Bruno Henning era un allievo di Andreas, che era il marito della Lou Salomé Quindi abbiamo ben presente la, la trafila dei rapporti anche internazionali. Però certamente. Il, eh, Nietzsche non è eh, nelle opere filosofiche interessato propriamente a una riflessione tecnica sul, uh, sulle religioni orientali e sullo, e sullo zoroastrismo. Indubbiamente l'attenzione la, uh, data alla fecondità rientra però pienamente in questo, filone, in questo filone culturale ed è, se vogliamo, una reazione anche fortemente antignostica del pensiero, del pensiero eh, nicciano, che aggredisce la tradizione cristiana, forse anche perché la vede in particolar modo attraverso questo lato, che considera dal suo punto di vista come negativo limitante. Dorica e nel eh, Omeri che vuol dire nei testi micenei ma nei testi micenei lei sul fatto non trova nulla perché eh, sono documenti amministrativi, trova il numero delle schiave Trova il numero di cavalli, il numero di asini che vengono commercializzati, eh, le offerte sacrificali alle idee o agli dei, ma le fonti purtroppo micenee non, eh, non ci illuminano sotto questo profilo. Eh, e purtroppo non si può dare neanche una risposta su che cosa sia il fato dal punto di vista della cultura indoeuropea. Prima c'è un termine comune per indicare eh, il, il fato e... Eh, All'interno dei singoli sistemi religiosi noi troviamo delle elaborazioni eh, differenti. Ad esempio nel mondo iranico è presente l'idea del filo della vita che viene tagliato a un certo punto. Questo è, è palese. Quindi l'idea che l'anima sia legata in un certo qual modo al corpo e che questo legame possa essere spezzato. Ed è la stessa che si trova... Mutatis mutandis con le tre parche nella letteratura eh, classica. Dopodiché, però, eh, noi dobbiamo anche distinguere eh, dal punto di vista censuario tra le concezioni diverse del fato e del destino degli esseri eh, umani. Eh, una cosa è il destino, ad esempio, del, del tecnico del sacrificio, cioè il sacerdote. Il sacerdote, ad esempio, ha un canale di comunicazione col Divino che lo fa entrare e uscire da altri mondi. E questa opportunità che a lui è data non è certamente quella che è data agli altri. Ricordiamo peraltro che poi il sacerdozio nelle società indoeuropee arcaiche non è un sacerdozio vocazionale, è un sacerdozio eh, etnico-familiare. Cioè, come d'altronde anche nel mondo ebraico, si è rabbini soltanto se si appartiene a una famiglia rabbinica, non è che si può scegliere di diventarlo, bisogna avere determinate caratteristiche. Inoltre, eh, la stessa idea, ad esempio, della durata della vita è completamente differente da quella che abbiamo noi, cioè ciò che per loro è immortale, per noi è una vita di cento anni, insomma, si capisce dalle, dai, ed è una vita... Sana. L'idea del, del fatto poi cambia a seconda del censo, nel senso che il fatto per il guerriero, ad esempio, è completamente diverso da quello del fatto per un eh, pastore o un agricoltore. Eh, io rimando da questo punto di vista alle pagine, per quanto concerne il mondo greco, alle pagine di Vernin sulla morte dell'eroe. E sul fato dell'eroe che preferisce la gloria e l'eternità celebrata nella poesia, nella letteratura, attraverso la, eh, le sue gesta e la morte in battaglia, che è preferibile, e Achille lo sceglie palesemente, ed è un paradigma da questo punto di vista: a una vita lunga, felice, con prole, che ricusa di fronte però alla chiara. Eh, alternativa che gli dà la madre. E questo tema, peraltro, in Vernan è connesso a un altro, cioè a quello dello scempio del cadavere del nemico sconfitto, che rientra pienamente in questa, in questa bipolarità. Però è difficile poter eh, definire una tipologia indeuropea o proto-indeuropea del, del fatto sul, sul destino. Possiamo dire alcune cose sull'immagine dell'aldilà, dell nel senso che è chiaro che esiste una dimora dei morti, ma solo alcuni accedono a una dimora luminosa. Per la gran parte è una, eh, la vita del postmortem è una vita tremenda. E di questo abbiamo i riflessi di nuovo nell'Iliade, nell quando, nella Necuia, la discesa agli inferi, troviamo Achille che dice: Preferirei essere l'ultimo dei servitori eh, di mio padre piuttosto che il re del, dell'Ade. Quindi, eh, anche, anche la letteratura. Eh, diciamo quella che più riflette l'ambiente militare aristocratico, poi ci mostra delle contraddizioni e dei punti di vista eh, differenti nelle, pur negli stessi testi. Una ricostruzione poi del fatto per tutti, cioè che valga per i Celti, i Proto-Germanici, i Proto-Slavi, proto è assolutamente fuori dalla portata delle nostre, delle nostre conoscenze. Altri chiedono la parola. Posso fare una domanda? Il comandante per Solari. Eh. Io sono numismatico. Okay. Quindi eh, le faccio una domanda numismatica. Anche perché sono d'accordo con il nostro presidente che la sua relazione così dotta, così eh, non al primo o secondo piano, ma in una suite direi. Eh, ci fa sentire veramente molto molto ignoranti diciamo la verità ecco allora la mia domanda è questa essendo un po' terra terra quando un numismatico deve classificare una moneta sassanide o iraniana sì eh, noi usiamo il miciner usiamo eh, però però cosa succede? Che anche il bicider è talmente confusionato, nel senso che ci sono delle pagine in continuazione che cambia la situazione geografica, la situazione dinastica, la situazione e diventa un dispiacere, veramente, dove invece la nostra professione deve essere un piacere. La mia curiosità è questa. Lei, sa perché glielo dico? Perché avevo preparato delle monete iraniane, naturalmente va bene, antiche, da portare così a far vedere. Lei sarebbe in grado di classificarle leggendo la, eh, que, que, quella grafia, leggendo tutto quanto? Ecco, una cosa eh, pratica, perché di solito... Eh, allora, la, la numismatica sassanide è uno degli oggetti di studio della storia della filologia iranica eh, antica, eh, il Michner non va più utilizzato, bisogna usare il manuale di Goebbels, Sassanian Numismatics, o eh, se trova l'originale tedesco, Sasanidische Numismatic. Eh, tra l'altro sta uscendo, ne sono comparsi già i primi due volumi, una silloghe, Numorum Sassanidarum, e quindi eh, anche eh, qui trova finalmente le tipologie eh, con una chiarezza eh, maggiore. Il Persiano Medievale lo leggiamo, quindi si può eh, leggere. In modo particolare, poi, a Ravenna, uno dei miei allievi è, specializzato proprio il dottor Gariboldi lavora proprio specificamente sulla numismatica sassanide, sull'economia e sulla numismatica iranica, ma con particolare attenzione per la numismatica sassanide, per cui non è certamente per la nostra equip un, un problema riuscire a... Poi soprattutto è l'Accademia di Vienna sta pubblicando questa serie eh, che è una raccolta, una catalogazione di tutte le monete eh, sassanidi. Quindi collaborano nel lavoro l'Accademia di Vienna, il gabinetto eh, numismatico di Parigi, eh, i colleghi berlinesi, alcuni colleghi di Harvard, c'è cioè un gruppo nostro di Roma e di e di Ravenna cioè c'è un, eh, un progetto internazionale eh, che eh, dovrebbe velocemente dare un conspectus il più chiaro possibile della numismatica sassanide poi attenzione c'è quella partica c'è quella che menide, c'è quella dei Cusciana c'è quella dei Battriani cioè non, non finisce eh, sono, eh, 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 è così cioè, eh, poi c'è quella dei regni indogreci e così via eh, eh, beh, eh, infatti <ride> grazie Altri chiedono la parola. Bravo, Gier Mazza. Buongiorno. Una domanda che ci vuole avvicinare un po' più ai tempi moderni, forse esco un po' dal tema, però può essere interessante. L'ignoranza europea tende a confondere l'arabo con l'iraniano, o meglio, dall'arabo all'iraniano, e spesso questo si offende perché dico mi è successo personalmente, dice io sono persiano, non sono arabo. Eh, la sua trattazione eh, ha ribadito come la storia ci insegna che sono i persiani che hanno creato un grande impero in quella regione del mondo. E vorrei capire come, le, al di là di Zarathustra, Zoroastro, che eh, un, risale a un periodo molto antico, come l'Islam antico e moderno ha influito e qual è la, la contaminazione che oggi prevale in quella regione del mondo, cioè contaminazione culturale. Eh, sì, cioè oggi l'Iran è persiano o è arabo? Eh, L'Islam sciita eh, eh, piuttosto che sunnita ha contribuito a creare una cosa diversa dell'Iran eh, moderno rispetto a quello che è un, un qualsiasi altro Stato arabo oppure effettivamente... Ecco, non so se sono stato abbastanza chiaro. Dunque l'Iran attuale è completamente diverso da qualsiasi altro paese eh, islamico e di lingua araba ma anche di lingua turca. E poi non dobbiamo dimenticare che ci sono dei musulmani cinesi, che ci sono, che ci sono musulmani nelle, nel nei eh, territori più vicini a noi, cioè tra i albanesi, i macedoni, e quindi in un mondo balcanico molto più articolato e complesso. Ma certamente eh, il mondo persiano, cioè quello del persiano iraniano, quindi iraniano intendo dire che appartiene allo Stato, alla Repubblica Islamica di Iran, e non semplicemente eh, iranico, perché ad esempio altri popoli iranici, sono, di, eh, sono musulmani, ma non necessariamente sono sciiti per dire i tajiki sono in gran quantità sunniti. Non hanno accettato la, la shia e quindi eh, l'appartenenza alla nuova ecumene così forte che distingue lo Stato, la Repubblica Islamica di Iran oggi. Comunque eh, la cultura della Persia attuale eh, dei, di coloro che parlano il Farsi, più che l'Iranino non esiste come lingua, cioè eh, perché l'Iraniano non, non, non esiste come lingua, perché eh, anche i Curdi parlano una lingua iranica, che non è il Persiano, i Pashtun parlano una lingua iranica, che non è il Persiano, gli Osseti parlano una lingua iranica, i Sangleci, gli Ormuri, i Wahi, eh, gli Yagnobi. Eh, ci sono decine di lingue iraniche moderne di cui il Farsi, cioè la lingua parlata nella Repubblica Islamica di Iran, è quella maggioritaria e quella più prestigiosa, ma non è iraniano, è persiano. <ride> Proprio per tenere ferma questa distinzione, così come attenzione: non tutti i cittadini iraniani parlano come prima lingua il Farsi, alcuni parlano l'aseri, che è un dialetto turco, oppure parlano il giudeo-persiano. Non possiamo dimenticare che una delle comunità giuda giudaiche ancora oggi più importante in, eh, nel mondo orientale è quella che vive in Persia, in condizioni non sempre entusiasmanti, però certamente eh, è, è quella persiana della Repubblica Islamica di Iran e loro parlano un ibrido, un po' un pidgin eh, come, come quello dello yiddish eh, slavo, dello yiddish più germanico. Comunque i, i persiani hanno una, un legame con la loro diversità etnoculturale, etnolinguistica rispetto agli arabi fortissima. Ad esempio chiamare un persiano arabo o peggio ancora turco è letteralmente un insulto. E come, eh... Devo dire in Romagna, da quel che ho visto, dire a un Ravennate che è forlivese a un forlivese che è ravennate, è molto peggio. Eh, scusate, non è più quello che io vedo nei club importanti, quando bisogna fare qualche cosa in comune. Preferirei anche avere a che fare con i eh, capi patani nelle valli dell'Afghanistan, anche perché quelli co eh, conoscono il linguaggio della forza che lì è applicabile e, e almeno, come dire, lì se c'è un capo più forte, il capo più forte dice si fa così. È avvenuto anche in questa regione, ma qualche anno fa, insomma, eh, che, eh, ecco, eh, no, per, dire, per dire che ci sono delle eh, rivalità eh, fortissime, i persiani... Eh, si sentono chiaramente musulmani e nel mondo musulmano affratellati con gli altri ma guai, cioè le barzellette dei persiani se la prendono con gli arabi e con i turchi se uno vuole dare dello scemo a uno dice quello è un turco e proprio, ma dal, dal 700 che eh, va, avanti, va avanti così, quindi sono cose eh, abbastanza radicate per giunta i persiani sono fieri del loro passato preislamico Ciò nonostante il fatto che la religione islamica eh, ovviamente consideri una pagina del Corano di gran lunga superiore a tutte le letterature dell'Iran pre-islamico, dal punto di vista ideologico... Eh, Nonostante la rivoluzione comeinista, lei trova elementi architettonici moderni che si ispirano agli Achemenidi o ai Sassanidi, trova un recupero che ricorda un po' quello dell'età fascista del, del mondo romano nella cultura iraniana di oggi. Poi attenzione, l'Iran, soprattutto la Repubblica Islamica d'Iran, è uno Stato, è una società eh, estremamente abituata ai consumi. Cioè, le grandi città, eh, per certi aspetti, ricordano le nostre. Lei a Teheran se vuole l'ultimo modello di Toshiba videoregistratore in grado di masterizzare e registrare direttamente su DVD, lo trova. Se vuole gli MP3, eh, ultimo Yip IPOD, l'ultimo modello uscito in America, lei lo trova e ha dei negozi splendidi, cioè non è. Come in altri paesi, ad esempio, d'Asia centrale o del mondo, del mondo arabo, fatta eccezione per i regni, i regni feudali sauditi e, e lì vicini, eh, di cui noi siamo alleati, ma devo dire. Mazza che alleati che abbiamo, perché poi parliamo di famiglia, di diritto naturale, di eh, rispetto dei diritti umani, eccetera, eccetera, però i nostri migliori amici ovviamente considerano le donne indegne di guidare la macchina, di poter firmare un testamento, di avere qualsiasi dignità eh, legale, di poterle ripudiare o, o eliminare eh, come meglio si ritiene, però sono i nostri alleati. No. Ma io non dico che sia necessariamente sbagliato, però bisogna ricordarsi che poi è difficile fare lezioni di morale agli altri, no? Cioè, bisogna dire che in un braccio di ferro noi abbiamo fatto delle scelte, per cui esattamente come fece Churchill quando si alleò con Stalin, dicendo pur di fermare Hitler, io mi alleerei con il diavolo in persona, però. Sì, sì, prego. Sì. Intendo, di, comunque, eh, intendo dire che eh, l'Iran è anche da questo punto di vista un paese estremamente particolare, cioè un paese ricco, ha delle risorse straordinarie, ha una borghesia. Ad esempio, ha una borghesia infastidita ormai da anni da quel che sta accadendo. C'è cioè uno scollamento fortissimo con il governo. Quando uno entra in un negozio, inizia a parlare col negoziante, eh, va via velocemente perché non vuole essere coinvolto in una discussione politica dove il negoziante inizia a insultare il capo del, del governo, in, poi fa, segue la lista dei mollà e quindi se la prende addirittura col, eh, con eh, il, il Padre Eterno in persona, in, in persiano ovviamente. Io non ho mai sentito tanti improperi, maledizioni e bestemmie in terra di Iran, ma delle cose incredibili. E per forza, perché è una pentola a pressione tenuta schiacciata. Chiunque di voi come dire, eh, si occupi anche di ordine pubblico di, sa che una società tanto più è compressa, quanto più poi sfoga e sfoga sotto. Non è che non avviene: quindi la prostituzione, la pornografia, la droga, eccetera, sono una piaga enorme in Iran. Per forza, perché tutto è censurato. Gli occidentali, noi quando andiamo nelle missioni in, in queste zone, abbiamo delle regole di comportamento. Ad esempio, ai miei allievi io dico sempre: fate attenzione, non è che scendendo dall'aeroporto a Teheran voi siete diventati come Alain Delon. No? Perché eh, una delle tecniche normali è quella, del, ad esempio, della ragazza che abborda l'occidentale e o fa una scenata poi chiamando parenti eccetera e minacciando di chiamare la polizia che a quel punto adulterio o, che, o viene fuori eh, e allora c'è l'arresto, le frustate, lo scandalo oppure tiri fuori mille dollari e hai... Cioè, eh. Poi c'è una prostituzione invece ben organizzata che invece può essere meno pericolosa ma certamente eh, è una situazione complicata. È un paese dove la droga, cioè il numero, ad esempio, i malati di AIDS e i malati di droga sono tanti, cioè questa descrizione eh, che viene data dai mezzi di stampa iraniani è quella di un regime. Che controlla la stampa, però ad esempio, due, tre settimane fa alcuni miei colleghi erano a Teheran per un convegno, c'è stata una protesta degli studenti simile a quelle del nostro 68, non come quelle che fanno gli studenti adesso, che che, cioè più simili a quelle che ho fatto io allora. Eh, infatti, io ai miei studenti dico quando vogliono protestare, dico: Ma vi fate ridere, cioè vi occupo io loro, fa la facoltà contro di voi perché siete incapaci, nella, nella, per quello che, vedo, quello che vedo. Infatti, dico: Però non mi tocca, io l'ho fatto, cioè il maresciallo dei carabinieri che ride davanti ma lo sa perché eh, abbiamo un rapporto tra l'altro strettissimo con l'arma su Ravenna eh, abbiamo fatto anche tante iniziative tra cui il premio dato alla, al nucleo per la tutela dei beni culturali che è stata una mia proposta realizzata eh, tre anni fa e la situazione però come dire i nostri, le contestazioni dei nostri ragazzi sono ridicole quelle che si sono viste a Teheran sono impressionanti, tutto in silenzio. È chiaro se un, eh, i giornali e la televisione censurano tutto non si vede niente. Questo per dire proprio che il mondo iranico è e quello della Repubblica Islamica di Iran è un mondo molto dinamico, un mondo molto complesso, pieno di contraddizioni, di una cultura che non è una cultura eh, araba, è una società con una borghesia, con una borghesia vera, abituata ai consumi, abituata a mangiare bene, abituata a vestire bene, abituata a comprare i generi occidentali, abituata a studiare in occidente. I vostri colleghi ingegneri, medici, eh, studiavano in Francia, Inghilterra, America e Italia. Quanti ricordano compagni all'università, nella facoltà di ingegneria o nella facoltà di medicina eh, che venivano dall'Iran? Tantissimi, perché era un'abitudine eh, quella di mandare i rampoli. E a maggior ragione quelli, sia quelli delle famiglie conservatrici sia quelli delle famiglie progressiste. Io ho una lista di miei eh, compagni di università conosciuti a Londra, che erano figli dei dirigenti del Tudeh, era il partito comunista eh, iraniano, tutti a studiare a Eton, non in un buon collegio. Eton vuol dire che normalmente giocavano a Polo con i figli della regina. Ecco, questo per dire che società è, quale complessità. C'era... <ride> Brevemente, perché io non sono un, un politologo, eh, la situazione è peggiorata con Ahmadinejad perché tutta la, la componente democratica ha boicottato le elezioni. Non vedendo le trasformazioni eh, dei partiti moderati, ma tra virgolette spinti, animati da un moderato progressismo, non hanno ottenuto nulla. E allora molti non hanno votato, hanno detto tanto peggio, tanto meglio. Cioè ci sono anche, ad esempio, parte degli iraniani che durante l'invasione dell'Iraq erano lì a dire ma quando arrivano da noi? Eh, però il problema è che cosa succede? Cioè una guerra con l'Iran non è una cosa facile, cioè non è l'Iraq. Perché poi gli scenari, cioè o uno ha organizzato un fronte interno per cui può contare su una specie di gladio persiana che si muove eh, immediatamente con migliaia e migliaia di eh, eh, funzionari capaci di agire, oppure c'è eh, il rischio che il governo attuale riesca ideologicamente a ricompattare tutti. È un paese strano, non è così facile fare gli scenari e poi quando li fanno gli americani e gli inglesi devo dire eh, abbiamo... C'è stata, cioè c'è stata purtroppo ha perché non era, non era neanche possibile insomma, eh, in un paese. Purtroppo l'Occidente ha commesso degli errori. Noi dobbiamo dire che questa situazione è devastante. L'abbiamo prodotta anche noi. Allora, i talebani sono stati inventati col, recuperando elementi di un'ideologia del XIII secolo, a tavolino dai miei colleghi americani. Li hanno ricreati a tavolino e come un'arma si fanno le armi batteriologiche, sì, si fanno anche le armi ideologiche. Io con altri dieci colleghi, se mi date tot milioni di euro degli osservatori militari o un gruppo di persone, rifabbrico una serie di ideologie da utilizzare, dopodiché le inseriamo in un contesto, e quello che hanno fatto gli americani sono nati i talebani. I talebani servivano a cacciare i russi, cioè servivano a cacciare l'Unione Sovietica. Il paradosso è che, come a volte succede con i farmaci, uno fa un farmaco che prima scaccia la malattia e poi ammazza la persona. Ecco, ed è quello che noi dobbiamo affrontare. Tra l'altro, attenzione, va anche detto che eh, in, in Iraq e in altri paesi dell'area, un modo è quello americano di rapportarsi con la popolazione, un altro è quello degli europei e in modo particolare degli italiani non è una captazio benevolenza al maresciallo qui di fronte ma è che i nostri carabinieri negli scenari europei cioè europei dove abbiamo avuto soprattutto in Kosovo Jugoslavia eccetera ma in molte zone del mondo hanno una tradizione nell'ingaggio con le popolazioni locali che è completamente diversa da quelle degli americani gli americani hanno un manuale dice si deve fare così allora eh, succede quello che succede quindi, con un uso della violenza a volte completamente immotivato. E questo poi produce risultati a catena negativi. Aggiungiamo ancora: Saddam Hussein, la guerra contro l'Iran, eh, gliel'hanno preparata a tavolino gli inglesi, il servizio, eh, i servizi eh, segreti e non solo, il grande, la grande scuola militare eh, di studi strategici aveva detto a Saddam che. L'Iran sarebbe crollato in pochi mesi, sette anni di guerra, una strage. Siamo noi, che, eh, dire noi come occidentali che abbiamo suggerito questo. La rivoluzione contro lo Shah, Beh, un paese ricco che ha l'oro che esce, l'oro nero che esce, uno apre il rubinetto e scende il petrolio, la benzina costa. Dunque, io mi ricordo che quando eravamo in Iran riempivamo un eh, autobus, eh, facevamo il pieno per l'autobus eh, con cui ci muovevamo per eh, i vari siti archeologici, con eh, oh, 6 euro, 7 euro, un intero serbatoio. Ma questi serbatoi poi fatti in modo tale da poter riempire tutto ciò che... Cosa ridicola, costa 20, 30 centesimi al litro, una cosa del genere. Cioè, è un paese ricco, capace di comprare. Per dire, quando io ho avuto contratti per opere eh, per, dalle, dalle università iraniane, pagano di più degli americani perché ce li hanno i soldi, non sono poveri. Però immaginate un paese in cui c'è questa ricchezza e il 10% della popolazione può vestire Chanel. Può andare da un dentista, può mettere gli occhiali, può andare in una scuola normale. Il 90% della popolazione vive nella miseria più nera. Il primo Masaniello che inizia a invocare la vendetta di Dio, scusatemi, può anche aver ragione in quel momento. Perché, eh, come glielo spiegate a una mamma che ha i figli non vaccinati e che muoiono, che deve usare la ragione perché, nello scenario internazionale, gli ayatollah saranno peggiori fra dieci anni? Vi fa la rivoluzione. Noi ce li abbiamo portati lentamente con una politica che non è stata assennata, cioè purtroppo c'è una storia in queste, in queste vicende. Ora, la questione del nucleare è complicatissima, ma i primi a mettere in testa gli iraniani che dovevano avere il nucleare sono stati gli americani negli anni 60. No, perché dovevano portare il nucleare prima di tutti gli altri, perché così avrebbero controllato, cioè bloccando le aziende italo-francesi, bloccando gli inglesi, bloccando i tedeschi, eccetera. Oggi si trovano con i contratti e con i progetti iniziati allora con lo Shah che vanno avanti. Ecco, cioè questo per dire che non bisogna guardare alla storia in modo come dire, unilaterale, dobbiamo tener conto che ci sono delle dialettiche, o noi riusciamo a stabilire dei processi che sono effettivamente dei processi di pace, il che non vuol dire il pacifismo, non vuol dire che io se tu mi spari io sono contento di farmi sparare, ma vuol dire anche una politica internazionale coerente, capace di pretendere ma anche di dare e di non creare scenari che poi sono scenari di guerra. Perché se io vado a disarticolare la realtà o a creare situazioni palesi di ingiustizia, perché le nostre aziende devono guadagnare il 1000%, è ovvio che prima o poi qualcuno si ribella. Poi non è detto che lui si ribelli per il popolo, perché poi ogni aristocrazia riprende e distribuisce il reddito. Però la cosa paradossale è che oggi l'Iran è un paese intollerante reazionario se vogliamo dal punto di vista politico religioso ma al suo interno è un paese socialista tutti hanno la cassa mutua come le grandi dittature il nazismo e il fascismo hanno fatto lo stesso i bambini vanno a scuola anche nei villaggi più sperduti hanno i quaderni, hanno le penne vanno i medici per vaccinarli organizzano le squadre sportive le bambine tutte quante intabarrate dalla testa ai piedi perché non I si devono eh no, eh beh, noi abbiamo dato un grande contributo a, far, a creare questa situazione sì. eh, anche politicamente parlando, eh beh. è un merito che viene da lontano. Perché, sì, eh, ma adesso, non parliamo degli americani, no, no? Ma con gli europei anche eh, hanno fatto eh, Mario, tutto questo. Sì. L'Italia, sì. cioè, quello che eh, sto dicendo è che anche in questi paesi c'è stata una presenza dell'occidente che non ha stabilizzato ma ha creato una situazione tra l'altro dove uno si domanda ma perché in Iran ad esempio non c'è stata una contestazione eh, di tipo filo sovietico negli anni 70 quando poteva esserci ancora ma ha preso la via religiosa per forza gli stessi russi avevano impedito una cosa del genere perché durante la seconda guerra mondiale nel nord, nell'Azerbaijan, ci fu una rivoluzione comunista. Il partito comunista iraniano prese il potere nel nord dell'Iran e iniziò una serie di riforme, quindi all'occidentale, non una riforma eh, religiosa. Che cosa accadde? Che una volta che Stalin, finito, finita la seconda guerra mondiale, Stalin firmò gli accordi col nuovo Shah e disse io presa la fetta di petrolio e il controllo dei pozzi che gli interessavano, disse alle truppe allo, allo Shah che potevano fare quello che volevano, che lui non sarebbe intervenuto. Il partito comunista eh, iraniano fu massacrato, come la popolazione del nord dell'Iran. Chi vent'anni dopo poteva pensare di fare una rivoluzione socialista? Lui dice, tu sei matto. C'è la grande bandiera del, dell'Islam che è quella in cui ci possiamo riconoscere. Cioè, e sono tanti pezzi di storia su cui bisogna riflettere. Diciamo che le dinamiche politiche occidentali che ci piacciono meno erano state esaurite, per cui si è recuperato l'antico. Beh, adesso siamo andati. Eh. Eh. Abbiamo apprezzato anche questo, questa diciamo, parte moderna eh. dell'Iran. <ride> Credo che non ci siano più interventi. Io ringrazio ancora una volta il professor Panaino per questa originalissima e dottissima conferenza. Spero di averlo ancora nostro ospite e intanto le consegno alcuni ricordi dell'Accademia che credo gli facciano molto piacere. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima tornata.